In occasione della giornata internazionale contro l'epilessia, che si celebra come ogni anno il secondo lunedì del mese di febbraio, proponiamo un breve contributo dal taglio storiografico e antropologico dedicato al culto di alcuni santi invocati nella protezione contro l'epilessia nel nostro paese agli inizi del secolo scorso. Questa tematica sarà affrontata utilizzando un approccio di tipo geolinguistico, basato sulle rilevazioni effettuate nei primi decenni del Novecento e confluite nell'atlante linguistico italo-svizzero. Questo atlante riporta la distribuzione territoriale di alcuni lemmi dialettali ed espressioni verbali impiegati in Italia dal 1928 al 1940. È interessante notare come in molte zone d'Italia l'epilessia fosse conosciuta e denominata utilizzando dei termini che facevano riferimento ad alcuni santi considerati protettori nei confronti dell'epilessia. Come è possibile vedere da questa mappa, in un'area molto estesa corrispondente al Veneto, parte del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia fino all'Istria, l'epilessia veniva denominata facendo riferimento a San Valentino. In queste zone, l'epilessia era il mal di San Valentino. Dal punto di vista storico, la devozione nei confronti di San Valentino come protettore contro l'epilessia è molto antica e risale al Medioevo. Sono almeno due le figure di santi con questo nome invocati in passato contro l'epilessia. Il primo è San Valentino di Terni, vissuto nel III secolo d.C., vescovo martire e patrono della diocesi di Terni. Questa figura si fonde con quella di un altro San Valentino, presbitero e martire di Roma, la cui vita viene narrata nella leggenda aurea di Jacopo da Varazze, ma sulla cui reale esistenza esistono forti dubbi. Secondo una tradizione popolare, le reliquie del presunto San Valentino di Terni sarebbero conservate nella chiesa di San Giorgio a Monselice, in provincia di Padova. San Valentino di Terni è famoso in tutto il mondo per essere il protettore degli innamorati e la sua festività si celebra il 14 febbraio. Ogni anno, in tale occasione, una fitta folla di pellegrini si reca a pregare sulle spoglie del santo in questa chiesa del Padovano e i devoti ricevono una chiave. Questa chiave, la chiave di San Valentino, veniva un tempo fatta indossare al collo delle persone affette da epilessia e si riteneva avesse il potere di proteggere contro la comparsa di crisi epilettiche. Questo santo è quindi considerato uno dei patroni contro l'epilessia. Il culto di San Valentino di Terni è molto diffuso nella regione del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, come peraltro testimoniato anche dalla toponomastica e dalle frequenti località del nord Italia, i cui nomi rimandano esplicitamente a questo santo. In Alto Adige e nella zona del Tirolo, invece, fin dal Medioevo si invocava come protettore nei confronti dell'epilessia un altro santo, anch'egli di nome Valentino. Originario della Rezia, questo Valentino fu un vescovo itinerante vissuto nel V secolo, a cui si deve l'evangelizzazione di buona parte del Tirolo. Morì a Maia, l'antico nome della città di Merano, in provincia di Bolzano, e fu sepolto nella cappella del castello di Monte San Zeno. L'afflusso di pellegrini durante tutto il Medioevo fu così elevato che si rese necessario traslare il corpo del santo in una chiesa costruita appositamente per onorarne la memoria. È la chiesa di San Valentino a Maia Alta. Sull'altare maggiore si trova uno splendido gruppo scultoreo che raffigura San Valentino e ai suoi piedi un giovane, preda di una crisi convulsiva. Nel 1516 Martin Lutero, che ovviamente non vedeva di buon occhio il culto dei santi proprio del cattolicesimo, in un commento non privo di malizia, suggerì
suggerì che la devozione popolare nei confronti di San Valentino di Maia fosse nata da una falsa etimologia, ossia dall'assonanza tra il nome del santo, pronunciato Valentin nei paesi di lingua tedesca, e il termine tedesco fallen, cadere. Per questo motivo, secondo Lutero, San Valentino sarebbe stato invocato contro il Fallensucht o malcaduco, il morbo che faceva cadere a terra il malato privo di coscienza e preda delle convulsioni. La festività liturgica di San Valentino di Maia si celebra il giorno 7 gennaio nella sola diocesi di Passau, in Baviera, dove è attualmente custodito il suo corpo. Nell'Italia centro-meridionale, ma non insulare, e soprattutto in Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, l'epilessia veniva invece indicata con il nome di male di San Donato. Il riferimento, in questo caso, è a San Donato d'Arezzo, vescovo vissuto nel IV secolo d.C. e decapitato dall'imperatore Giuliano l'Apostata. La festività liturgica di San Donato si celebra il 7 agosto ed è particolarmente sentita a Benevento, nel Salentino e in Abruzzo. È poi documentato che in Puglia e in Abruzzo, proprio come a Monselice, vi era l'usanza di appendere al collo dei bambini delle piccole chiavi di bronzo, chiamate chiavi di San Donato, come protezione contro l'epilessia. Quando una persona affetta da epilessia veniva colta da una crisi convulsiva, i presenti si affrettavano a porre nelle mani del soggetto una chiave mascolina, cioè con il cannello ripieno, ritenendo che questo potesse far cessare le convulsioni. In alcune raffigurazioni, come in questa statua, San Donato tiene in mano una mezzaluna, un amuleto su cui potevano essere incise formule cristiane come protezione contro l'epilessia, malattia che alcune tradizioni popolari associavano alle fasi lunari. Tra le denominazioni dell'epilessia connesse al nome di santi legati a realtà più circoscritte, si può citare il termine mal di San Ginesio, che fa riferimento ad un mimo, ad un attore comico, fatto decapitare nel 303 dall'imperatore Diocleziano. Tale denominazione dell'epilessia è attestata unicamente nella località di Campori, nel comune di Castiglione di Garfagnana, sull'Appennino lucchese. Si può poi ricordare anche il male di San Juan o male di San Giovanni in Piemonte, termine che fa riferimento a San Giovanni Battista, morto, come noto, per decollazione e per tale motivo considerato nelle culture popolari come un santo protettore di chi era affetto da epilessia, manifestazione di una malattia che aveva la sua origine nel cervello e quindi nella testa. Vi sono infine altri santi dal culto diffuso su un'area geografica molto ristretta, il cui nome non è stato incorporato in espressioni popolari o dialettali per indicare l'epilessia. Sarebbe estremamente problematico censire tutti i santi che la devozione popolare ha voluto coinvolgere con l'epilessia e il cui nome non ha dato origine a termini per designare tale condizione. A titolo esemplificativo, viene quindi presentato un caso che fino ad oggi non ha attratto in maniera significativa l'attenzione degli studiosi, quello della venerazione romana per Santa Bibiana, chiamata anche Viviana o Bibiana, martire cristiana uccisa sotto l'imperatore Giuliano. La storia della sua vita e del suo martirio viene narrata nella Passio Bibiane, un testo agiografico risalente al VII secolo. Bibiana era la quindicenne figlia del cavaliere e prefetto di Roma Flaviano e della matrona Dafrosa. Il padre fu ridotto in schiavitù dopo essere stato sorpreso a seppellire i martiri Prisco, Prisciliano e Benedetta, mentre la figlia Bibiana venne flagellata a morte legata a una colonna dopo essersi rifiutata di convertirsi al paganesimo.
Sul luogo della sua morte, sotto Papa Simplicio, venne eretto un tempio in suo onore. E nel 1624, Urbano VIII, a un anno dalla sua ascesa al soglio pontificio, affidò a Gian Lorenzo Bernini il rifacimento della chiesa, che ancora oggi si trova a pochi passi dalla stazione di Roma Termini, immersa nel traffico cittadino. Secondo la leggenda, dal sangue della santa sarebbe spuntata un'erba dalle proprietà miracolose. Si tratta dell'Eupatorium, nota anche come canapa acquatica o erba di Santa Bibiana, una pianta erbacea perenne che cresceva in prossimità della chiesa di Santa Bibiana e veniva raccolta dal popolo romano per preparare un decotto o un impacco che si riteneva curasse le crisi epilettiche. Inoltre, la polvere raschiata dalla colonna del martirio di Santa Bibiana veniva mescolata all'acqua per preparare un composto che secondo la tradizione popolare aveva proprietà antiepilettiche. Come riportato in un testo agiografico del 1848, e non poche persone travagliate da epilessia, ricorrente forse per lo spavento in un secolo vile insieme e feroce, ottennero la guarigione, onde la Vergine Santa Bibiana, fino ai dì nostri, è per quel terribile malore generalmente invocata e presentissima patrona. La statua di Santa Bibiana, conservata all'interno della chiesa sull'altare maggiore, è una delle opere giovanili di Gian Lorenzo Bernini, realizzata in marmo bianco tra il 1624 e il 1626. La statua rappresenta la giovane appoggiata alla colonna del martirio. L'erba vivificata dal sangue della martire è rappresentata con straordinaria naturalezza ai suoi piedi, grazie allo scalpello di uno dei collaboratori di Bernini, Giuliano Finelli. Da questa breve presentazione emerge con chiarezza come in passato, nel nostro paese, accanto alla devozione per alcuni santi diffusa su aree molto vaste, vi fossero alcuni culti territorialmente più circoscritti, legati a realtà più locali, e non sempre associati ad espressioni specifiche per indicare l'epilessia. In alcune zone d'Italia questa devozione popolare era talmente intensa da riflettersi in espressioni dialettali e tradizionali usate per indicare l'epilessia. Del resto, è noto come il ricorso ai nomi dei santi per designare alcune malattie si riscontri a livello dialettale anche in altre lingue romanze. Lo stretto legame fra santi ed epilessia derivava dalla credenza popolare che vedeva in questa malattia una forma di possessione demoniaca contro la quale si rendeva necessario invocare la protezione divina tramite l'intercessione dei santi.